È di un arresto e 13 persone denunciate a piede libero il bilancio dell'ultimo fine settimana di controlli dei carabinieri del comando provinciale. Sabato mattina i militari della stazione di Verbania hanno rintracciato e arrestato un 57enne verbanese colpito da ordine di carcerazione del tribunale. L'uomo, condannato nel 2022 per guida in stato di ebbrezza, deve scontare una pena di 6 mesi e quindi è stato portato in carcere a Pallanza. Durante i controlli del fine settimana lungo le strade del VCO, gli uomini della compagnia di Verbania hanno denunciato per resistenza pubblico ufficiale un 72enne residente in provincia di Bolzano. In evidente stato di ubriachezza, stava infastidendo i clienti all'interno di un locale di Stresa. All'arrivo dei militari, che l'hanno invitato a fornire documenti, ha cercato di sottrarsi all'identificazione, opponendo resistenza. Una volta identificato, è stato anche sanzionato con una multa di €200 per ubriachezza molesta. Ubriaco anche un cittadino originario del Bangladesh che è stato fermato nel centro di Pallanza e denunciato a piede libero per essersi rifiutato di fornire il proprio permesso di soggiorno. Altre 8 persone sono invece state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Tra loro non solo automobilisti, ma anche 2 cittadini stranieri, uno a bordo di un monopattino elettrico e un altro di una bicicletta. Il primo, fermato mentre sbandava vistosamente in corso Europa, aveva un tasso alcolico di 1,67 grammi per litro. Il secondo, a bordo di un Trek, è stato invece fermato a Gravellonatocce, facendo segnare 1,54 grammi per litro. Gli altri 6 denunciati sono tutti automobilisti controllati a Baveno, Gignese, Omegna e Bogogna, che hanno registrato tassi alcolici che vanno da 0,87 a 1,42. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida. È di 3 persone denunciate a piede libero e una segnalata alla prefettura di Verbania il bilancio dei controlli dei carabinieri della compagnia di Domodossola. Non aveva la patente, revocata nel 2016 per guida in stato di ebbrezza, il 31enne è fermato a Villa d'Ossola. È stato denunciato a piede libero, l'auto è stata sequestrata. Altri 2 automobilisti sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi all'etilometro. Ad entrambi è stata ritirata la patente. Patente ritirata e segnalazione alla prefettura per un 23enne trovato alla guida della propria auto con una piccola quantità di hashish.